Buongiorno, piccolo che tiro ruro bianco. Ma quanto chiacchieri tu? Ma chi ha fatto la cacca sul tappeto di nuovo? Tu hai fatto la cacca sul tappeto, birbante! Buongiorno, patatino mio. Sei tutto morbido e soffice. Sei ancora un po' mezzo addormentato, tu si vede. Sì, un piccolo gattino mio. Piccolo. E c'è anche la gatta. Buongiorno, signora gatta, sulla sua copertina, che è un po' tipo il suo trono, e solo lei può permettersi di starci qui sulla copertina, come ben sapete, perché comanda lei. Sì, annusami, che se non mi annusi ogni volta rischi che io non sia io. La pancia. Si stava lavando la gatta, mi sta guardando tipo, ma che vuoi? Sì, Denver, se quanto sei gelosetto tu? Quanto sei gelosetto tu? Sei gelosetto, amore mio. Il gattino d'uno bianco un po' corancione più famoso di YouTube. Sono io. Sì. Questa, a parte gatto Denver che grida come al solito, questa è la situazione del momento, ragazzi. Siamo decisamente sommersi dagli scatoloni del trasloco. Ne ho fatti 28 per il momento, infatti chiamerò in questi giorni i tizi del trasloco che vengono intanto a prendersi quelli pronti. Ne ho fatti diversi, questi, quelli più... Sì, ho capito, amore mio, ho capito, sì. Tu sei un gattino tutto speciale. Sì, tu, sì. Sempre appiccicato a me devi stare, si piazza qua, si mette qua e aspetta le coccole. Sì. Comunque, appunto, vi dicevo, questi sono gli scatoloni alti, quelli dove si appendono i vestiti. Vedete, ci sono tutti gli appendini. Li ho numerati, come vi dicevo, e ho scritto anche, come mi avete consigliato voi, il nome della stanza dove dovranno andare, appunto. Omara significa armadio in sloveno. In modo che sia più semplice, perché appunto la ditta di traslochi è slovena. Qui ce n'è un altro di quelli con gli appendini. E poi qui ci sono quelli che sono ancora da assemblare, cioè da creare. Lì c'è la TV che già vi avevo fatto vedere. E qui ci sono gli altri che sono pronti. Qui mi sono arrivate le cosine che ho preso dalla Smeg, sono due pacchi, ma non vi faccio vedere niente, vi farò vedere tutto quando saremo su e spacchetteremo. Questo devo ancora finire di riempirlo. Vi faccio vedere anche il mio studio, che è già a buon punto. Naturalmente sto lasciando da questa parte ancora tutto intatto, in modo che ci sia un background decente per i miei video. Questa parte invece è stata già svuotata, appunto, che non si vede nei background. Devo ancora svuotare completamente questi cassetti, perché ci sono ancora un paio di cosine, alcuni trucchi, ma per il resto, ragazzi, devo dire che siamo veramente veramente a buon punto. Ho già svuotato anche qui tutte le cose che c'erano, ci sono solo ancora due pacchi, e oggi voglio svuotare quest'altro lato. Sì, veramente un casino. Quest'altro lato dell'armadio. E poi ho svuotato completamente anche le librerie. Fa un po' strano vedere tutto vuoto. Ah sì. Ah sì, qui ci sono altri scatoloni che ho preparato. Tu. Librerie vuote. Ci sono solo ancora quelle due cosine che devo prendere. Questa scatola. E anche qui ho svuotato tutte le cosine, c'è solo questa stampante ancora che devo prendere, e anche qui ho svuotato tutte le cose che erano appese. Come potete vedere, questa stanza è ancora tutta intatta, non ho ancora inscatolato assolutamente nulla.
Comunque, quello che porterò via sarà, allora, questo quadro lo lascio qua perché secondo me ci sta molto bene con la grandezza della stanza. Anche il letto rimane perché io ne ho comprato uno nuovo, come ben sapete. Ovviamente porto via tutti i cuscini, anche le abat-jour che sono di Maison du Monde e le adoro, quindi non voglio assolutamente lasciarle. E ovviamente tutte le altre cosine, però appunto il letto ed il quadro rimane, anche questo quadro qui. Lo lascerò, che è un quadro insomma di Ikea, e poi qui lascerò il comò, ma porterò via lo specchio, anche perché qui non ci sta benissimo, è un pochino di intralcio per passare, non è esattamente comodo, io ci sono abituata, però lo spazio è veramente poco, quindi porterò via lo specchio, anche se poi ne comprerò in realtà degli altri più grandi, o comunque almeno uno più grande da parete per la cabina armadio, però visto che la mia idea è di averne due di cabina armadio, potrei mettere questo in tipo nella stanza dove avrò le borse, le scarpe, e lo specchio più grande invece proprio nella cabina armadio dove ci saranno i vestiti. Comunque appunto lascerò qui il comò, ma ne ho uno uguale, identico, che porterò invece con me in Olanda, che userò nella stanza da letto. Voglio comprare gli stessi comodini perché mi piacciono, sono economici, sono super resistenti, di buona fattura, e secondo me sono anche molto molto belli perché sono neutri. E qui invece nella cabina armadio lascerò tutto quanto, le mensole, vabbè, è ovvio, tutte le mensole della casa insomma, però lascerò anche questo lato della cabina armadio che è sempre rimasto qui, ma io ho ancora tutti i mobili della cabina armadio che avevo nell'altra casa in cui abitavo prima, che era molto più grande la cabina armadio, e quindi ho ancora tutti i mobili, quindi ho già parte della cabina armadio nuova arredata. Nel frattempo è arrivata la spesa, adesso metteremo tutto quanto via in cucina, e poi mi sono arrivati anche tre pacchetti che non so se siano cosine che ho ordinato io, anzi quattro in realtà pacchetti, mi stavo dimenticando di quello che è arrivato da DHL, e appunto non so se sono cosine che ho ordinato io. Cosa c'è tu? Sempre protagonista, sempre protagonista, sempre protagonista, sì sì. E quindi devo vedere che cosa c'è all'interno, una mini surprise ragazzi, quindi mettiamo via tutto questo casino. Notare comunque la mia bellissima tenuta da casa ragazzi, felpa comodissima, sempre di quel brand Santa Cruz di cui vi parlavo, a cosine molto carine così per casa, insomma comunque molto comode. E poi ho i pantaloni del pigiama, yeah! Vi faccio vedere quello che ho preso, che non è niente di interessantissimo in realtà. Ho preso un sacco di roba pesante, così appunto per risparmiarmi tutto il peso, appunto, Coca-Cola Zero e Estate Zero. Tra tutti i tè zero che ho provato, questo è quello che mi piace decisamente di più, ed è molto buono anche al limone, anche se preferisco la pesca. Se c'è alla pesca prendo sempre questo. Poi ho preso acqua, ho preso i Buon di Motta al cioccolato, e poi i miei preferiti di sempre, vabbè che vado a periodi, gli yo-yo, super sanissimi. Poi ho preso questo è aloe vera, e però vedo che non è quello che avevo chiesto io, perché questo contiene, se non sbaglio, zucchero di canna. Infatti sì, c'è tra gli ingredienti, lo vedete, ed è lo zucchero di canna, e io invece avevo fatto, cioè avevo ordinato quelli zero, quindi vabbè, questi sono troppo zuccherati onestamente, e potrei anche fare il reso. Poi ho preso, visto che avevo finito il latte, ho preso tre confezioni di latte di mandorla, di insomma bevanda alla mandorla, visto che non si può più chiamare latte mi sa, e questa di Valsoia non l'ho mai assaggiata, ma non c'era quella che prendo di solito, quindi vedremo com'è, spero che non abbia un gusto di tostato troppo forte. E poi, allora, poi ho preso, vabbè, altro tè, altre Coca-Cola, approfitto sempre per prendere roba pesante. Poi ho preso, ok, avevo preso due panini al latte, invece mi ha portato questi piccoli, ma fa niente. Poi ho preso, questi sono dei, dovrebbero essere supplì pomodoro mozzarella, ma vedo che ha preso il calzone, praticamente ha preso tutto a scelta sua, non c'era niente. Bellissimo, anche perché ho ordinato il
Oh mio Dio, che disastro quest'ordine. Avevo ordinato il prosciutto crudo di Parma, stagionato 16 mesi, fresco, del banco, e mi ha portato questo in busta. Cioè, vabbè, come opzione avevo messo che mi chiamassero se non c'era qualcosa per chiedere, invece hanno fatto così, vabbè. A volte succede con Supermercato 24, infatti non mi trovo sempre benissimo, però sono contenta perché almeno questa c'era, visto che le ultime volte non c'era mai la focaccia, la mia adorata focaccia con le olive verdi. Sto praticamente cercando di mangiare quanto più cibo italiano possibile, tutte le cose che mi piacciono, tipo focaccia, pizza, pasta con le vongole, gli scampi alla Boozer, tutte robe, cioè che in Olanda so che non troverò e che mi mancheranno, e quindi praticamente nell'ultimo periodo, ragazzi, sto veramente veramente esagerando. Ok ragazzi, io ho mangiato giusto una merendina e adesso mi metterò al lavoro a inscatolare roba, quindi mi fermo giusto un secondo per farvi sapere quali sono i piani della giornata. Vi anticipo già che non mi truccherò perché appunto la passerò a casa a lavorare al computer e a fare scatoloni per il trasloco. Sono molto contenta perché venerdì, con molta probabilità sarà venerdì, verranno qui quelli dell'azienda di traslochi a prelevare già intanto i primi scatoloni, quindi, e poi gli ho detto che possono portare già via anche il divano, le due librerie, quelle Billy dell'IKEA che ho in corridoio, che userò per le scarpe in Olanda, nella mia seconda cabina armadio. Almeno questi sono i piani, poi magari cambierò completamente, però questi per adesso sono i piani, e poi anche la libreria Billy, quella piccolina che ho nello studio, anche quella possono portare via. Quindi poi il giorno dell'ultimo trasloco sarà anche molto più veloce se riusciamo a fare così. È un'ottima idea che hanno avuto loro. Devo dire che sono molto molto ben organizzati e non avevo mai trovato una ditta così ben organizzata. Mi hanno portato non solo gli scatoloni, ma addirittura tutti i cosi da imballaggio, lo scotch. Insomma, devo dire che anche il fatto di venire prima a prendere intanto le cosine, appunto per non avere troppo casino e per prepararsi già per tempo, per poi l'ultimo giorno non rischiare di far tardi e di rimandare tutto. Quindi mi sto trovando molto molto bene con loro. Alla fine vedete come sono, vedete com'è l'universo, no? Alla fine doveva andare così e dovevo. Che tra l'altro mi riferisco alla brutta esperienza che ho avuto con l'altra ditta che avevo scelto inizialmente, di cui avevo parlato nell'ultimo vlog. E tra l'altro la ditta che mi farà il trasloco, quindi quella che alla fine ho scelto, è quella che mi avevano consigliato già in Olanda, quando con The Mails avevamo chiesto informazioni sulle ditte di traslochi. In Olanda mi avevano detto: guarda, ti conviene rivolgerti a un'azienda slovena, visto che sei vicino al confine, e mi avevano parlato proprio di loro, perché è un'azienda che molto spesso fa traslochi. Questo è un trasloco combinato, ma ne hanno talmente tanti che posso praticamente decidere la data, il che è fantastico. Loro vanno molto spesso a Bruxelles a fare traslochi, e quindi per me è perfetto. Perfetto, no, a Bruxelles, in Belgio in generale, non mi hanno detto Bruxelles, in Belgio, e quindi è insomma vicinissimo all'Olanda, e quindi per me è una grossa fortuna. Insomma, sono contenta di aver alla fine assunto loro, insomma mi sento più tranquilla, magari appunto sono un pochino più caretti rispetto all'altra ditta che avevo scelto in precedenza, però almeno quando mi danno un appuntamento si presentano, visto che gli altri due appuntamenti mi hanno dato e manco mi hanno avvisato la seconda volta che non sarebbero venuti, mi sarei ancora là ad aspettarli. Ma fa niente, la sto patendo molto questa cosa del casino, perché io vivere, cioè, in questo, ragazzi, potete immaginare, però, allora, uno, quando porteranno intanto via i primi scatoloni, sarà già molto meglio, numero uno. Mi sto autotranquillizzando da sola, tipo oggi i miei capelli, ragazzi, non stanno come dovrebbero, ma non ha importanza perché appunto non esco e non ho niente da fare fuori casa, ho tante cose da fare in casa. Quindi adesso iniziamo ad inscatolare nuove cose, ragazzi, e vi aggiorno tra poco su come sta andando. E sono arrivate anche le cosine che avevo ordinato da una rosticceria che adoro, e guardate chi c'è qua. Ta-da! Ciao Neil! Io faccio il corriere in pratica, porto del mangiare e E aiuti a fare gli scatoloni? Grazie. Prego, prego. Posso Per veramente. te. Guarda quanta roba ho preso. Poi ho preso, allora, queste sono zucchine impanate. Poi ho preso
patate al forno. Ho preso anche una pizzetta di queste rettangolari e poi un panino con il prosciutto cotto arrosto, che è ancora caldo, ragazzi, ed è buonissimo. Buon appetito! Cosa? No, volevo solo dire che quando si mangia ci sono sempre. Bravo, una specie di mini mukbang, dai. Queste sono le pizzette più buone del mondo, ragazzi. Dovevo farla una mini ripresina così da vicino, perché meritano. Provano questi odori. No, gatto, non è la pizza, no. Zoom automatico. Buono. Un pezzettino di prosciutto. Iniziamo sul gatto, eh. Sì. Wow, così te lo mangi, grande. Bravo, amore mio. Bravo, amore mio. Sei un pozzo senza fondo? Sei tutto cicciottone? Sì. Vi voglio bene, miei fans. Guardate come sta. Sei comodo, gatto Devil? Sei comodo, gatto Devil? Amore mio. Amore mio. Oh. Comunque, ragazzi, notare il tempo a Trieste, 17 gradi, 17 gradi, cioè, vabbè, e pioggia, non so se si riescono a vedere le gocce, ecco. Estate, quando arrivi? Ho controllato i pacchetti che mi sono arrivati, ragazzi, e c'era questa cosina dall'Iraq. Vediamo che cosa si nasconde all'interno di questa borsetta. Mi piace un sacco questo brand, quindi sono sempre molto contenta quando mi arrivano cosine. Allora, no, con una mano non ci riesco. Qui c'è una Infusion Orange. Miscela di tè neri, wow, ok, con olio essenziale di arancia rossa, buonissimo, infatti è un profumo buonissimo, è un tè, ragazzi, e sono molto contenta perché io adoro i tè. E poi qui c'è concentrato rivitalizzante antifatica preparazione estemporanea. Wow, ok, ciao Gato Denver. E poi c'è questa crema antifatica rimineralizzante. Rimpolpa, leviga la grana della pelle, illumina, idrata, fantastico. Grazie mille Lierac. Anche queste cosine andranno direttamente in casina nuova. E poi mi è arrivato anche un pacchetto da Sephora, ragazzi. Vediamo che cosa c'è. Ok, questo sembra già molto molto interessante. Sephora Collection Eyes and Face. Gatto Denver, mi lasci fare le cose. Oh mamma mia, che sirena che sei. Vi devo dire, ragazzi, che questa palette è meravigliosa. Ci sono diversi ombretti, anche i colori mi piacciono un sacco, e poi ci sono blush e illuminanti, e devo dire che mi ricorda un po' le palette Urban Decay, sia per la forma delle cialde che per il packaging in generale, per anche per le colorazioni, non lo so, sono l'unica, ma mi ricorda un po' così il packaging Urban Decay. Comunque è molto 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 bella davvero questa palette. E questi sono gli altri must have di Sephora per l'estate 2020. C'è un Lip Stories Balm, quindi un balsamo per le labbra. Questo non l'avevo mai visto, ma è stranissimo. Sembra uno di quegli evidenziatori, appunto, della Stabilo che usavo a scuola, che usavamo tutti a scuola, e ancora ne ho da qualche parte. E questo però è in collaborazione appunto con Sephora ed è un eyeliner. Non ci posso credere, ma che figata è! Ragazzi, anche aperto, anche a vederlo così, sembra a tutti gli effetti uno di quegli evidenziatori lì. No, vabbè, proviamolo. E che ho la mano sinistra. No, vabbè. Non ci posso credere che sia un prodotto effettivamente da utilizzare sugli occhi. Cioè, dovrei controllare 10 volte prima di applicarlo, perché mi sembra troppo una cosa da
scuola da scrivania, mi sembra un pennarello, è stranissimo, però un'idea strafiga. Poi c'è questo color block liner con la punta molto sottile, come piace a me, è di un verde petrolio, non so come descriverlo, molto preciso, devo dire, il tratto molto scrivente. E poi c'è questo Colorful Special Effect Liquid Eyeshadow, è un ombretto liquido effetti speciali, così si chiama, e anche questo è di un bellissimo blu intenso e l'ho swatchato per voi, sta effettivamente dopo pochissimi secondi diventando opaco e ragazzi è pazzesco, una scrivenza veramente molto molto forte. Poi mi sono arrivati due pacchi, tra cui uno gigantesco veramente, tutti con le candele gioiello che sono strafelice, jewel candle, non vedo l'ora di aprire tutto, ho dato solo una sbirciatina e poi ho richiuso tutto perché appunto farò traslocare tutti quanti gli scatoloni già nei prossimi giorni. Prossimo obiettivo ragazzi, svuotare la scarpiera, l'altra appunto l'ho già svuotata completamente ieri. E adesso abbiamo questa, ragazzi. Ta-da! Lascerò fuori giusto le scarpe, qualche paio di sneaker che mi serviranno appunto in questo periodo e tutto il resto invece se ne può andare nelle scatole, negli scatoloni. Sicuramente uno non basterà, ma iniziamo. Ho riempito il primo scatolone della scarpiera, devo dire che ho svuotato gran parte della scarpiera, lascerò fuori queste, penso, queste due paia di scarpe da ginnastica e forse le ballerine nere e basta, o forse solo, sì, no, due paia di scarpe da ginnastica almeno, anche forse terrei, ok, adesso voglio tenere tutte, terrei anche forse quelle Balenciaga, poi posso portarle su con me in caso, quindi chiudiamo questo scatolone e proseguiamo, questo è il numero 31. Questa montagna sta diventando sempre più alta, ho aggiunto il 32esimo scatolone, Ceuli, scarpe, Omara, cabina armadio, armadio, così sanno dove metterlo, appunto, 32esimo scatolone con le scarpe, non abbiamo ancora finito, ma mancano poche. Fatto ragazzi, svuotata completamente anche la seconda scarpiera, alla fine ho lasciato le sneakers di Gucci fuori che sono molto comode e utilizzerò sicuramente nel trasloco, poi un paio di ballerine un pochino più carine, insomma, anche se tutti le odiano quando le faccio vedere, però mi piacciono, queste sono di Chanel. Poi ho queste scarpe da combattimento che dovrei lavare, ma appunto sono veramente da combattimento, le usavo tipo in quarantena quando dovevo uscire per buttare l'immondizia, e sono queste di Adidas. E poi ho anche le sneakers di Balenciaga, ho voluto tenerle fuori dallo scatolone appunto per indossare anche queste in queste tre settimane di trasloco. E questo è l'ultimo scatolone per quanto riguarda le scarpe, ragazzi, il numero 33. Notare gatta Stellina. Sempre qua. Appena Nil si siede sul divano, lei arriva. Un martello pneumatico. Surround adesso, la sentite? Sì, è partita in quinta. Ok, adesso ho preso questo scatolone che è quello per appendere i vestiti, vedete che ha tutti i vari spazietti per metterci gli appendini e vado a avviciniamolo un po' e vado ad appendere le ultime cose che mi sono rimaste con gli appendini, tutto il resto è già impacchettato, in scatolato. Sfruttiamo i 2 metri di altezza di Nil perché io su quella mensola non ci sono mai arrivata. Ma ci sono i lucetti qui dentro? No, c'erano i trucchi ma adesso è vuota. Non la spaccavo. No, no, ho anche la mazza da baseball per romperlo questo, ma non ce la posso fare, è troppo bello. È un unicorno. Ah, questa è troppo bella. Questa è la
come si chiamano quelle macchinette tipo del Luna Park che peschi i premi? E questa è di Benefit. Oh, aspetta, ok. Ok, sto scatolando le cose dello studio. Il sombrero ti sta molto bene. È vero? Sì. Vediamo se ce la faccio finire. Grazie. Così piccola è la scatola del MacBook Pro? È piccolissima. Sfruttiamo anche la forza di Lil. Non è vero, ce la fai sicuramente. È pesante, ci sono un sacco di trucchi là dentro, stai attento. Sbong! No, non serve stare così tanto attento. Oh oh, in slow motion. Sì, qua c'è una montagna, non so se ci sta ancora qualcosa qua sopra. Lì in alto non so. Non lo so. Ma sì, sì, perché no? Prova. Sì, sì, vai. Prova. Facciamo diventare la montagna di scatoloni più alta di 3 metri, credo, circa. Se Neil ne ha 2, forse siamo sui 2,50 m. Basta che non venga tutto giù. È rischio, vero? No, no. Secondo me va bene. Non so come lo inscatolerò quell'unicorno là. Non ce la fai. Guarda che non c'è niente. Quello lo alzo io. Non so neanche perché ti ho chiesto di alzarlo, perché ce la posso anche fare, vero? Ah, come cattivo, non pesa niente. Posso dare la finale? Sì. Sì? No. Sì, c'è una specie di Tetris. Guarda, si incastra perfettamente. Ta-dan! Quindi ragazzi, ho svuotato completamente anche la parte superiore di questo armadio nel corridoio. Poi qui nello studio invece ho svuotato completamente anche questo, e ho svuotato completamente anche i 3 cassetti sotto il divano, così possono già portarlo via. Questo era ancora pieno e adesso è vuoto, quindi anche questa è fatta. E il mio studio adesso è, direi, a buonissimo punto. Ok ragazzi, questo è tutto per il video di oggi, è già tardissimo e io devo ancora mettermi al montaggio di questo video che sto filmando in questo momento, perché come sempre voglio essere puntuale domani alle 17:30, quindi preferisco sempre caricare i video già la sera prima, in modo poi da essere certa che appunto sarò puntuale. Spero che questo video vi sia piaciuto, nonostante sia stato praticamente solo io che inscatolo roba, Neil che mi aiuta ad inscatolare roba, quindi, però come vi avevo detto, durante questo trasloco ci saranno più vlog, ci sarò appunto io un po' incasinata che faccio scatoloni nella casa vecchia e poi in quella nuova incasinata che svuoto scatoloni, quindi abbiate pazienza, perché lo sapete, ho sempre paura di deludervi, ho sempre paura di deludervi con i contenuti, no? Perché ci tengo a portare video comunque diversi ogni volta, a diversificare la tipologia di video, a cercare contenuti nuovi, e quindi mi dispiace caricare troppi vlog uno dopo l'altro, ve l'ho detto tante volte, però in questo periodo appunto non posso fare diversamente, perché c'è tanta roba da fare in casa, tantissimi scatoloni da preparare, e quindi è un pochino più complicato per me, ma ci tengo in ogni caso a portarvi con me, e specialmente ho visto l'entusiasmo che sto ricevendo, un sacco di messaggi, un sacco di commenti in cui mi dite che vi piace l'idea di seguirmi in questo trasloco, che volete sapere tutti i passi, tutti gli step, cosa sto facendo, eccetera eccetera, quindi voglio appunto portarvi con me in tutto questo processo, e adesso è il momento dell'inscatolamento delle cose, quindi non vedo l'ora ragazzi, non vedo l'ora di partire e di arrivare in casa nuova e di sistemare tutto. Ho già ordinato tutti i mobili, non ci posso credere, mi manca solo il divano per il giardino, che però arriva tipo in 3-6 giorni lavorativi, quindi lo ordinerò praticamente pochi giorni prima di entrare in casa, e poi un paio di altre cosine che però appunto hanno come tempistica di consegna pochi giorni, quindi queste saranno le ultime cosine che prenderò prima di arrivare, però sono felice perché a fine mese finalmente sarò lì, quindi non ci posso ancora credere ragazzi. Mi sembrava che il periodo della quarantena non finisse mai, mi sembrava che
Sì, di non vedere la fine, no? E poi tutto ad un tratto si è sbloccato tutto, tutto ad un tratto scatoloni, roba, prepara, fai, chiama i gatti, cioè veramente mi ha veramente travolto questa cosa, quindi sto facendo mille cose, ma sono felicissima. Domani vado dal commercialista per parlare appunto della società, perché naturalmente devo trasferire la società dall'Italia ai Paesi Bassi oppure chiudere la società qui e riaprirla su, presumo, non lo so, dipende da cosa mi dirà il commercialista. Comunque, quindi domani devo fare anche questo. E prestissimo, invece, come vi dicevo, sarò a Milano per l'Invisalign, finalmente, che si era bloccato tutto, ma finalmente adesso posso andare a prendere il mio Invisalign che era già pronto, ho dovuto aspettare tutti questi mesi. Però sono veramente felice di riprendere anche questo progetto e sono anche molto contenta perché il 18 vedrò anche Chiara e ci vediamo a Milano. Non so se lei ve l'ha già detta questa cosa oppure se vi sto spoilerando, oddio. Quindi sono felice, felice, felice davvero. E poi in arrivo un'altra collaborazione molto interessante, ragazzi, che arriverà tra poco. Anche questa sarà una collaborazione molto interessante, diversa dal solito, che secondo me in molti già vi aspettate. Sono anche contenta di avere l'aiuto di Neil, che comunque mi sta aiutando molto in questi giorni con il trasloco, mi prepara gli scatoloni, mi prende le cose dall'alto che non riesco a prendere, mi alza le cose pesanti, soprattutto, come sapete, io ho problemi alla schiena, quindi è un grosso, grosso aiuto per me avere qualcuno che comunque mi dà una mano. Ed è bello, insomma, che dopo tanti anni che non ci siamo visti, comunque in realtà ci vogliamo sempre bene, ci diamo una mano a vicenda, quindi è sicuramente una cosa che non mi sarei aspettata di tornare ad avere contatti con un mio ex, perché sono sempre stata molto disinteressata in realtà ai miei ex, non mi è mai importato di averci contatti, anche perché sono dell'idea che quando una cosa finisce, cioè finisce, quindi non ha senso restare in alcun tipo di rapporto, però a volte succede ed è una cosa bella, insomma, quindi mi fa molto piacere. In molti, non posso non menzionarla questa cosa, in molti vi scrivete, ragazzi, io vi sto parlando di centinaia e centinaia di messaggi ogni giorno, mi dite: Nicole, ma ci sarà Neil che tornerà anche lui in Olanda con te, eccetera, eccetera. Ragazzi, io ve lo dico molto apertamente, no, non ci sarà lui che verrà con me in Olanda, io mi sto trasferendo da sola in Olanda, nei Paesi Bassi, sono molto contenta di aver riscoperto, insomma, Neil, di avere, insomma, un bel rapporto, di passarci del tempo assieme, e mi fa naturalmente piacere, però io mi sto trasferendo da sola, quindi mi dispiace, appunto, come già vi avevo detto, mi dispiace un po' infrangere queste vostre speranze, perché io lo so che in molti, anzi lo so, me lo dite, lo so che in molti sperate in un ritorno di fiamma, eccetera, quindi a me fa molto piacere perché appunto significa che vi siete affezionati tanto a Neil, ma anche a noi come coppia, se ci seguivate già ai tempi, appunto, sto parlando di 5 e più anni fa, e quindi mi fa molto piacere, però io, come vi dicevo, al momento sono molto felice di essere single. Quindi, ragazzi, questo è davvero tutto per il video di oggi. Come vi dicevo, nella vita mai dire mai, specialmente se fai video su YouTube, non puoi dire questa cosa non mi succederà mai, perché poi ci sono le prove. E se poi succede, ti dicono: veramente, cioè, guarda qua, in quel giorno, in quella data, a quell'ora hai detto questo e adesso sei incoerente, no? Quindi, però, mai dire mai, però, ragazzi, per il momento è così, quindi non voglio neanche lasciare gossip o lasciare che si alimentino gossip o cose del genere, perché non avrebbe senso, insomma. Ci tengo a chiarire, ad essere sincera, a rispondere alle vostre domande, alle vostre curiosità e tutto quanto. Quindi, questo è quanto per il video di oggi. Io vi mando un bacio grandissimo, venite qua voi ad abbracciarmi forte, 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 fortissimo. Come al solito, mi raccomando, mettete like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella per non perdere i prossimi video. Bacio grande, ciao, a domani, sempre puntuali, 17:30, mi raccomando.